stiamo girando nel mercato. Come consigliatoci dalla nostra receptionista Caroline, stiamo girando nel mercato per sentire gli odori e i sapori diversi, ma io vedo esattamente le stesse cose che vedrei al mercato a casa, a parte questi funghi leggermente strani, insomma. Ma il tuo prezzo l'hai già finito? Certo che ho finito il mio prezzo. Sono le cipolle. Cioè, questa ci ha preso per certi che non erano mai andati al mercato. Non funziona. No, però ci sono le bacchettine che non si vendono, i frutti di bosco freschi, che se non te li vai a cogliere non li vedi mai, le ciliegie, che da noi non è già più stagione, tra parentesi. Madonna, le more! Insomma, le mele. Saranno buone per le ciliegie? Credo di sì. Fa abbastanza caldo per le ciliegie. Questo che non ho idea di cosa sia. C'è la gente che ci guarda stranita. Cos'è quell'ortaggio strano? Con la specie di zucchina giallo? Bravo. Zucchini. Io questi li chiamerei zucconi. Esatto. Poi sono anche gialli. Le zucchine gialle mi mancano nella mia esperienza di vita. Peperoncini. Fiori. I fiori profumano. Che bello, da noi i fiori non si vendono più al mercato. Da te si vendono? No. Manco da noi. Insomma, siamo in balia dei fiorai noi. Interflora docet. E su ste rape, boh. Cavoli, cavoletti, rapanelli, la spiga. Stiamo prendendo tutta la frutta alla mente. E allora? Oh, i mirtilli freschi, chi li ha mai visti? Che cos'è quella roba, secondo te? Sembrano dei fichi molto. No, sembra un'uva strana. Questo è un mini cocomero? Ci stiamo chiedendo tutti cosa sia. Le fragole sono rosso scambiato. Cipolle fresche, patate fresche. Oh, e qui questo vende le salsine. Allora, il ginseng, attenzione. Shampi, cose varie. Vabbè, insomma, c'è frutta, verdura e cose varie. Sa che tra poco ci ritiriamo da Pizza Hut per il pranzo. Mandare le cartoline. Esatto, e soprattutto direi guardare sulla cartina dove dobbiamo andare oggi pomeriggio. Le albicocche che si chiamano apricosen. Il gallo lassù. Che emozione, eccolo, l'ho preso. Lei è stata tirata dal galletto, mi sa che quello è il municipio. O qualcosa del genere. Boh, vabbè. E con questa escursione nei cieli vi salutiamo. Alla prossima.